Allora, oggi e Jenny voteremo tutti i tacchi di nostra mamma. Lei ne ha molti. Iniziamo. Quindi iniziamo. Io parto da quelli che secondo me sono quelli più brutti. Ah, parti dai più brutti, ok. Sì, sono... aspetta, questi. Dammi che li faccio vedere bene. Sono così, hanno tipo questa... Perché sono i più brutti? Scusa. Cosa specchia da qua? Non lo so, non mi piacciono tanto, ce ne sono di più carine. Allora, questo non so che cos'è, questa cosa davanti. Boh. Erano già così quando le ho comprate. Non so quando le ho utilizzate, io non le ho mai viste. Mai viste ne. Comunque sono scarpe, sembrano grandi, ma sono scarpe piccole. E 36. Allora sì, precisiamo che mia mamma ha 36 come numero, quindi anche se ci piacciono magari qualche tacco, non lo possiamo utilizzare perché noi abbiamo 38. Che voto gli diamo? Io gli do 6. Pure io, dai. Solo perché comunque sono nere e sono semplici. Anche se magari si possono utilizzare su tante cose, o no? Non lo so. Poi, secondo me, le altre che sono tipo un po' così, dai. Quali? Ma solo perché c'è una cosa. Se no sono belle. Comunque queste le avevo già fatte vedere in un video. Una tu. Allora, sono queste. Voi dite perché non ti piacciono? Perché sono questi brillantini qua, queste anche cose. Per me sono troppo non c'entrano niente. Il colore, il brillantino, tutto quello che volete, stupendo. Però sono... Allora, io forse darei un 6, anche se non mi piacciono, perché comunque hanno il tacco grosso e quindi no, sono più comode rispetto a un tacco fino. Quindi. Sì. Questo però è il numero più grande. Comunque è una scarpa comoda. Questa però non mi piace tanto. No, a me no. Non piace perché ci sono questi. Comunque da 7. Tu che potevi dai? 6. Sei quotata bassa. Sì, deve arrivare qualcosa che mi piace davvero. Vabbè, dai, poi, fammi vedere. No, vado in ordine. Quelle che sono anche carine, però... Guarda, no. Queste per il mare, secondo me, sono queste belle. Tipo per uscire d'estate qualche volta sul lungomare, così. Però, non tanto. Poi ci sono anche i brillantini. Non si vedono. No. Sono, queste sono ancora più piccole. No, però io a queste darei un 8. Io a queste sono 6. No, io 8. No, 6. No, a me piacciono e poi, ripeto, sono comode queste. Poi, queste, aspetta che devo prendere. Queste. Mm. Allora, tu dici, sono belle, però sono un po' consumate. Allora, queste perché mi queste sembra che le aveva prese per un'occasione, però non mi ricordo quale. Solo che aveva il vestito di un altro colore che non c'entrava niente con queste scarpe, quindi poi alla fine mia mamma non le ha messe. Sì, però le ha utilizzate tante altre volte. Comunque sono semplici. Sì, perché sono un po' rovinate. Sono semplici. Io darei un 8, dai. Io darei un 7,5. No, sono semplici, magari si possono utilizzare con tanti vestiti. Poi, queste aspetta, le devo prendere. Poi le potevi mettere più vicino, no? Queste sono belle, molto particolari, queste tipo sì. Per uscire di sera, per qualche festa. Io darei un 9 comunque. Io queste do 9 meno. No, il meno no, guarda, sì, questi sì. Voti così. 9 meno, non mi interessa. Non puoi dare un voto per intero? No, perché mi piacciono solo perché ci sono queste. E perché hai dato questo meno? 9 meno, perché guarda, qua sono nominate, quindi 9 meno. Comunque io do 9 perché sono belle, sono comode, poi il tacco non è tanto fino e si possono utilizzare sempre con tanti vestiti, quindi sono poi, molto belle. Poi ci sono queste, sono le mie preferite. Gialle, anche se sono un po' troppo alte. Però ma non è un colore troppo... No. Cioè, non si possono utilizzare con quando tanti quando sei abbronzata d'estate queste sono belle. Sì. Sì, sono belle. Io a questo sono 10. Sono abbastanza alte comunque. Queste però sono le più alte. Il tacco grosso. E poi dovete sapere che mia mamma, cioè il colore preferito di mia mamma è giallo. È giallo, quindi forse per questo l'avrò prese. Sì. Se non mi sbaglio queste sono quelle più alte. Ma non le hai mai utilizzate però sì. Queste? No. Sì, vedi che sono consumate. Ho capito, l'avrà utilizzate prima, ma con noi no. Cioè adesso. Ma le compriamo. No. Da un anno ce ne ha. Sì, che stai dicendo? Vabbè, io non mi ricordo di queste scarpe. Che voto gli dai? Io 10. Io 9. Ma perché non mi convince questo giallo così? Che secondo me è troppo. Qui? Ma ce ne sono ancora scarpe? Sì, ce ne sono 3. Poi
queste sono belle perché sono tipo brillantine. Sono brillantini. Allora, queste mi piacciono tanto. Queste sono belle e devono essere anche comode. Io do 10 a queste, dai. Queste 9. Vieni. Comunque non siamo d'accordo con i voti, cioè. Siamo voti diversi, vabbè. Vabbè. Ma adesso vi le metto a posto tutte queste. Non lo so. Le abbiamo prese di nascosto. Poi? Perché lei ci tiene molto. Poi ci sono queste bianche. Queste sono troppo basse. Infatti di solito mia mamma utilizza delle scarpe più alte. Basse, però le ha utilizzate un paio di volte perché si vede. Guarda. Comunque io a queste darei... Non lo so. Io a queste do 7. 7 perché comunque sono troppo basse. No, di solito lei utilizza i tacchi alti, quindi non so perché queste le ha prese così basse. Forse, non lo so, magari servivano per un'occasione speciale. Erano per una comunione queste, le ha utilizzate per una comunione, se non mi sbaglio. Poi non lo so. Poi, aspetta che prendo. Vabbè, diciamo che dovete sapere che nostra mamma utilizza i tacchi anche durante tutti i giorni, sì, praticamente, perché lei, essendo bassa come me... E quindi vuole utilizzare sempre i tacchi. Sì, ma lei piacciono, quindi... Sì, li utilizza tutti i giorni. Invece, ad esempio, io metto le scarpe da ginnastica. Cioè, non ce la farei ad utilizzare i tacchi. A me piacciono sia i tacchi sia le scarpe da ginnastica, quindi non lo so. Comunque, wow, queste sono molto queste belle. Queste sono belle, anche se le utilizzate pochissime volte. Mi piacciono tantissimo queste così, comunque. Queste sono nuove. Mi sa che non le ho mai utilizzate. Io do 10. A me piace questo proprio, sì, il modello, è bello anche il rosso, tutto. Però non l'ha mai utilizzata. Peccato che non le possiamo utilizzare noi. Aspetta, abbiamo numeri diversi, no? È sempre 36. Non è che gli è cresciuto sono il piede. Sono piccolissime. E noi abbiamo 38. Poi queste. Queste sono queste le ultime. Sono delle scarpe, diciamo, più invernali. Ecco, non si possono utilizzare adesso. No. Però sono belle, perché ad esempio tipo quando questa cosa no, qua... questo è un modello molto particolare comunque. E poi non la zip, non si apre un po'. Stai attenta a non romperle perché altrimenti nostra mamma si arrabbia davvero. È un po' tipo... Comunque ha ragione Jenny, lei ci tiene tantissimo ai suoi tacchi. Sì, in effetti non lo so che abbiamo preso tutte queste. Pensava solo tipo due paio, no? Magari non le abbiamo prese tutte. Non lo so. No, non lo vede, tranquilla. Comunque questo è un altro tipo di rosso rispetto a quello questo di prima. Questo sì, se vuoi ti faccio vedere. Questo è tipo... Cioè, quello scuro, è più scuro e questo, questo è molto più chiaro. E poi tipo sembra... Questa scarpa sembra tipo bellucata. Comunque io darei 10 anche a queste perché sono molto belle, quindi... Io do 10. Peccato perché non si apre la cerniera. Comunque, nei commenti... E scrivete anche voi se vi va i voti ai tacchi e quali sono i più belli, quali vi piacciono di più. Comunque secondo me le migliori sono queste rosse e quelle gialle. Vabbè, ognuno. A me piacciono invece tutte e due rosse. Vabbè, ognuno ha le proprie. E scrivete anche nei commenti cosa vorreste vedere nei prossimi video. Ciao! Ciao.